Ecco Mino, questa sera proponiamo un'altra natività, ma senza San Giuseppe. Senza San Giuseppe e con i santi francescani. Appunto è una natività francescana e ci ricorda che è proprio San Francesco che porta nella Chiesa l'esperienza umana del Cristo, Dio umiliato, incarnato, e l'umiltà, la povertà della nascita del bambino è appunto portata da San Francesco nella Chiesa. Ma è anche una natività francescana perché è sulla facciata di una chiesa francescana legata a un convento francescano. Una natività ambientata come quella di San Defendente, non in un paesaggio simbolico, ma in un paesaggio reale, con colli, strade, viandanti, in alto sul colle forse una città, una selva e una strada su cui passano dei viandanti. In primo piano questa natività che appunto ha la Vergine e il bambino è in una, come dire, in una sorta di allestimento particolare. Il bambino è isolato e circondato dagli angeli che cantano, angeli cherubini con ali coloratissime. L'affresco è diverso da quello di San Defendente, qui l'autore è di qualità forse maggiore rispetto a quello di San Defendente. Accanto al bambino, da una parte San Francesco, San Bernardino e Santa Chiara, i tre santi francescani. Questa natività è datata proprio sotto, quindi è facile sapere quando è stata dipinta. È datata 1502 ed è il voto di un podestà clusonese, podestà veneto, in carica a Clusone nel 1502, il podestà Aloisio Bembo. È sicuramente la natività più bella che c'è qui a Clusone ed è anche in buon stato di conservazione. E i dettagli del paesaggio richiamano una natività ambientata e incarnata nel tempo e nello spazio, così proprio come voleva San Francesco.